Ciao a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo video. Oggi è un video un po' diverso dal solito perché non vi parlerò né di vestiti, né di acquisti che ho fatto, né di creme, ma vi porterò con me nella mia cucina. Andremo a fare una piccola ricetta molto energetica. Ora vi svelo cosa prepareremo insieme e vi darò tutti gli ingredienti necessari per poterlo preparare. Allora, oggi prepariamo le nostre barrette energetiche fatte in casa, così sappiamo effettivamente cosa c'è all'interno e soprattutto mettiamo tutti gli ingredienti che ci piacciono. Andiamo subito a vedere cosa ci serve. Prima cosa, io utilizzo dei bicchieri, utilizzo questi qua della Nutella perché mi sono comodi per quanto riguarda le misure. Poi abbiamo bisogno di una terrina non eccessivamente grande, una tazzina piccolina, poi andremo a utilizzare del miglio soffiato, della quinoa sempre soffiata e delle uvette. In più andremo ad utilizzare del miele, adesso non lo tocco subito perché rimane sempre appiccicoso, andiamo a utilizzare del miele. E poi ci servirà anche dell'olio extravergine di oliva, comunque dell'olio che avete che utilizzate voi per cucinare, perché ci serve per andare a ungerci le mani. Io vado a utilizzare anche un guanto, quindi vado a ungere praticamente il guanto, perché non mi piace toccare il cibo durante la preparazione, per il semplice fatto che poi lo devono mangiare anche altri, quindi non lo trovo giusto. Andiamo subito a preparare gli ingredienti. Allora, prendiamo un cucchiaio e andremo a misurare un bicchiere di miglio soffiato, qua c'è la data di scadenza, ok, la data di scadenza, chiudiamo tutto e andiamo a raccogliere anche questi qua. Infatti ho messo proprio una tovaglietta pulita apposta perché so che andava in giro. Quindi prepariamo un bicchiere di miglio, un bicchiere anche questo di quinoa, anche questa mi raccomando, tanto lo so che va da tutte le parti. Io intanto che preparo gli ingredienti ho acceso direttamente anche il forno. Io lo utilizzo un forno in modalità statico a 180 gradi. Raccogliamo anche questa quinoa che è andata in giro. Ho dimenticato, torno subito alle mandorle. Eccoci qua, ci servono anche delle mandorle sgusciate e le mandorle andremo a utilizzare quasi un bicchiere. Questi qua sono i nostri primi tre ingredienti. Invece per quanto riguarda le uvette ne andiamo a utilizzare mezza tazzina, eccole qua, mezza tazzina di uvette. Questi sono i nostri ingredienti necessari. Adesso cosa andremo a fare? Prendiamo la nostra terrina e come prima cosa vado a prendere un tritatutto, perché le mandorle a me piace metterle dentro tritate. Eccoci qua, sono tornata subito. Questo è il mio tritatutto, il mitico Ritti, senza di lui non posso fare le barrette. Allora, andremo a mettere all'interno le nostre mandorle e voilà, andiamo a chiudere bene. Mi raccomando, vanno tritate in maniera che più vi piacciono. Io le trito in maniera non fine fine ma neanche grossolana, una via di mezzo, perché devono essere, le barrette devono essere fragranti. Eccoci qua. Allora, adesso andremo a mettere nella nostra ciotola il nostro bel bicchiere di miglio, il nostro bicchiere di quinoa, le nostre uvette. Mi raccomando, giriamole in modo tale che non rimangono tutte attaccate assieme ma devono essere sparse per tutte le barrette.
poi andremo a unirvi anche le nostre mandorle. Eccole qua. Uniamo tutto bene bene. E voilà. Adesso cosa andremo a fare? Spostiamo tutto quello che non ci serve, che a me piace avere il piano libero per lavorare. Andremo a mettere 2 cucchiai di miele. Io uso questo miele qua, è un miele di castagno. E ne metto 2 cucchiai. Uno. E 2. Facciamo scendere bene il miele, perché logicamente il miele. Poi all'inizio io giro un attimino col cucchiaio, dopodiché mi metto subito il guanto e vado a ungerlo direttamente, in modo tale che riesco a amalgamare bene gli ingredienti. Mettiamo il nostro guanto, poi voi come siete più comode, mi raccomando, se voi preferite oliarvi le mani, io non ci tengo molto. Allora, andiamo a prendere il nostro olio, mettiamo un pochino di olio sulla mano, vedete, ungiamo bene con l'olio. E voilà, vedete, ben unta. E andiamo a staccare i nostri ingredienti. La procedura di mettere l'olio sul guanto serve per non far attaccare tantissimo gli ingredienti, perché comunque il miele rimane colloso. Poi, nel caso fosse necessario, andiamo comunque sempre ad aggiungere altro miele, mi raccomando. Però all'inizio poco per volta. Quando vedete che gli ingredienti iniziano a stare insieme, che lo schiacciate comunque riescono a stare bene insieme, voi cosa fate? Andate a trasferirlo direttamente nella teglia. Vedete, è proprio una ricetta molto molto semplice. Allora, cosa facciamo ora? Ora prendiamo la nostra teglia. Io utilizzo una teglia di questo formato, sarà un 30x24, 30x25. Vado a mettere la nostra carta da forno, io utilizzo questa qua dell'Aldi, mi trovo bene perché la trovo in fogli, e vado a rovesciarci il nostro impasto. Una volta che l'abbiamo rovesciato, andiamo a compattarlo bene sulla teglia, mi raccomando, schiacciatelo bene bene bene. I bordi, se per caso rimangono un po' più cortini e si alzano, basta schiacciarli con la carta da forno che si compattano. Una volta messa in teglia, andiamo a tagliare la carta in eccesso in modo tale che non bruci. Ecco qua. Lo andiamo a mettere in forno a 180 gradi per 10 minuti, coprendolo con un altro foglio di carta, in modo tale che non secca. Quindi lo andiamo a tagliare di misura, lo andiamo a appoggiare sulla nostra barretta gigante e andiamo a metterlo in forno. Aspettiamo 10 minuti e vi farò vedere come sono venute. Passati 10 minuti, le andiamo a tirar fuori dal forno. E questo è il risultato, vedete? Rimangono un po' più scurette,
Mi raccomando, adesso fatele raffreddare. Li facciamo raffreddare. Io di solito le faccio raffreddare un'oretta togliendoli sopra la carta da forno ma lasciandoli nella teglia. Le facciamo raffreddare un'oretta, dopodiché le andiamo a tagliare o a quadratini o comunque a rettangoli come le classiche barrette. Quindi ci vediamo tra un'oretta che andremo a tagliare insieme le nostre barrette. Eccoci qua ragazze, la nostra barretta si è raffreddata, adesso cosa faremo? Prima cosa munitevi di una terrina un po' più grossa, io utilizzo questa che ha anche il suo coperchio. E mi taglio anche già dei pezzettini di carta da forno in modo tale che vado a metterli sopra le barrette già tagliate. Come prima cosa vado a tagliare via i bordi, così i bordi sono quelli più croccanti, quelli che si rompono facilmente, quindi poi li vado a mettere, li appoggio in una terrina per poi andarli a confezionare da soli. Così, poi andremo a tagliare anche questo bordo qua. Adesso andremo a tagliare le nostre barrette. Prima le tagliamo per il lato corpo e voilà. Io generalmente le taglio a rettangoli, non a quadratini, proprio come le classiche barrette. Una volta che ho tagliato il lato corto, me la metto in verticale davanti a me e vado a tagliare il lato lungo. Poi io vado a utilizzare anche, mi aiuto con un coltello, preparo il mio fogliettino di carta e queste qua sono le nostre barrette e le vado a mettere direttamente nella ciotola. Guardate che belle! Le barrette le potete fare con qualsiasi ingrediente che volete, potete mettere i cereali quelli soffiati al cioccolato, i cereali, il riso soffiato normale, potete mettere all'interno anche i semi di girasole, i semi di zucca, quello che a voi più piace. Potete mettere anche le noci, potete mettere i pistacchi, quello che più preferite lo andate ad aggiungere. Poi vado a tagliare, vedete, queste qua sono quelle che sono rimaste proprio piccole piccole, io utilizzo questo, vado a mettergli i pezzi grossi perché non bisogna buttare via nulla se non le bricioline, ecco, le bricioline quelle le vado a prendere con un cucchiaio. Quelle che si staccano le vado a mettere dentro nella nostra ciotola, quelle che non si staccano le getto perché sono caramellate proprio sulla carta da forno. E voilà. Questo è l'avanzo, diciamo il contorno delle barrette, mentre queste sono le nostre barrette energetiche. Una volta che le avete messe nella vostra ciotola, io li vado subito a chiudere così rimangono ben fragranti e durano tranquillamente tutta la settimana. E per oggi ragazze la nostra mini ricetta è terminata, io e la mia cucina vi diamo l'arrivederci al prossimo video e mi raccomando attivate la campanellina, iscrivetevi al canale e lasciatemi anche dei commenti se provate a farle, con cosa le provate. Ciao!